In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura le infrastrutture, perché il comitato per il raddoppio della Ragusa-Catania ha incontrato questa mattina la stampa nella sede di Sicindustria. Parlano di cauto ottimismo dopo le novità illustrate dal vice ministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Non ci fermeremo, hanno detto, siamo pronti a qualsiasi forma di protesta se entro un mese e mezzo non avremo delle risposte. Il servizio. Permane qualche incertezza dopo il tavolo tecnico di sabato sulla realizzazione dell'infrastruttura attesa da decenni. Sono gli esponenti del Comitato per il raddoppio della Ragusa-Catania a dirlo questa mattina in un incontro con la stampa, dove hanno illustrato le novità emerse, le riflessioni a seguito dell'ultimo incontro con il vice ministro per le infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Presenti nella sede di Sicindustria Sicilia a Ragusa i rappresentanti di Sicindustria, CNA e Confcommercio. Parlano di cauto ottimismo. Attendiamo il passaggio SARC-ANAS e la formalizzazione del nuovo progetto definitivo al CIPE entro dicembre, insieme ad una norma che preveda di inserire in finanziaria il completamento del finanziamento pubblico e la conseguente procedura esecutiva. Non ci fermeremo, ha detto il comitato, pronti a qualsiasi forma di protesta se non ci saranno risposte entro il prossimo mese. Noi non, come comitato non ci fermeremo, perché il comitato è da lontano 2003 che lavora sugli atti in maniera molto formale, cerca di documentarsi, studia e trasmette, come sta facendo in questo momento al territorio, quello che sono notizie concrete. Quindi noi non ci fermeremo, capiamo la rassegnazione di un territorio, è chiaro che se dovessimo avere risposte negative prenderemo necessarie forme, diciamo, di, permettetemi dire, protesta anche eclatante, ma confidiamo anche questa volta che il vice ministro ha preso delle responsabilità ben chiare, ci devono essere delle firme di atti e quindi alterniamo al pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà e del cuore. E parliamo adesso dell'aeroporto di Catania, perché il Movimento 5 Stelle ha espresso le proprie perplessità per quanto riguarda la privatizzazione. Avere il pieno sostegno di tutti i soci che ringraziamo dà un ulteriore slancio alla governance di SAC per un percorso fondamentale per il futuro non soltanto di questa azienda ma dell'intera Sicilia. E il commento dell'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, sul futuro della società che gestisce l'aeroporto di Catania. All'indomani infatti la decisione del CDA della SAC di procedere alla privatizzazione della società e di mettere in vendita le quote di maggioranza attraverso una gara evidenza pubblica sono diverse le reazioni politiche. A essere contrario il Movimento 5 Stelle, che attraverso la deputata Simona Suriano dichiara come questo affare appetibile e colossale per i privati è stato trattato con troppa incomprensibile fretta da parte del CDA della società di gestione. A mio avviso questa operazione è stata fatta un po' troppo frettolosamente e in modo poco trasparente, ma a maggior ragione non si tiene mai in considerazione, non si parla mai di quelle che sono le garanzie e i diritti che si vogliono comunque preservare a favore dei passeggeri, dei cittadini che usano e hanno bisogno di utilizzare un aeroporto importante come quello di Catania, e che un'operazione troppo frettolosa e sbagliata potrebbe far sì che siano gli unici a pagarne le conseguenze negative. Anche la deputazione regionale del Movimento 5 Stelle punta il dito contro la privatizzazione e contro anche il presidente della regione Nello Musumeci. I parlamentari dell'ARS in una nota scrivono: un'operazione che decide le sorti di un'importante infrastruttura strategica per la Sicilia come l'aeroporto di Catania deve passare gioco forza all'ARS. Se ciò non è avvenuto, consideriamo responsabile in primis il presidente della regione Nello Musumeci, che all'operazione avrebbe dato il via libera con il suo nulla osta e capace soltanto di fare il passo del gambero. A rispondere per la regione l'assessore Falcone, che scrive in una nota: il governo Musumeci resta vigile riguardo l'avvio dell'iter per la privatizzazione dell'aeroporto di Catania. La regione siciliana, dando l'assenso alla cessione di quote, non ha però concesso una delega in bianco ai vertici della SAC. La società di gestione dello scalo, di cui comunque il governo indirettamente controlla solo una quota minoritaria. Approvato dall'ARS il disegno di legge di istituzione del sistema regionale della formazione professionale.
Con 35 voti favorevoli, 16 astenuti e 0 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri il disegno di legge di istituzione del Sistema regionale della formazione professionale, che permetterà il riordino del comparto della formazione professionale, istituito come sistema regionale integrato che comprenderà, fra i punti principali, l'obbligo formativo per i minori, la formazione destinata all'inserimento professionale, l'apprendistato, la formazione continua e permanente dei lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, il sistema dell'istruzione tecnica superiore e le forme più innovative del lifelong learning. Promotore del disegno di legge il presidente della Cultura e Formazione dell'Ars, Luca San Martino, che commenta così l'approvazione: un giorno storico, dopo 41 anni salvaguardiamo i lavoratori migliorando la loro qualità e professionalità, e finalmente la formazione e le imprese cammineranno insieme per ridurre la disoccupazione in Sicilia. Adesso il governo ha tutte le carte in regola per far ripartire il sistema della formazione nell'isola, garantire tutela agli attuali operatori del settore, rendere il sistema maggiormente efficiente e coerente con le tendenze dei mercati per garantire percorsi formativi utili e spendibili, oltre ad una maggiore vigilanza da parte dell'amministrazione e lo snellimento delle procedure necessarie all'espletamento delle attività. E quanto invece ha dichiarato l'assessore regionale alla formazione professionale e all'istruzione Roberto Lagalla. Tra le tante novità, agli attuali iscritti all'albo della formazione professionale, sebbene questo sia da considerarsi a esaurimento, per altri 5 anni si applicheranno le tutele già in vigore, mantenendo quindi la priorità in fase di assunzione. Gli operatori dovranno però confermare la loro iscrizione all'albo, secondo procedure di evidenza pubblica, e il mancato riscontro sarà considerato come rinuncia. Per il mantenimento dell'iscrizione all'albo scatta l'obbligo di aggiornamento professionale. Inoltre, i docenti della formazione professionale dovranno essere laureati o, in caso contrario, dovranno avere maturato 5 anni di esperienza professionale nel settore di pertinenza, oltre a essere in possesso di diploma. Altra novità riguarda la creazione di un registro dei formatori e del personale della formazione professionale, che consentirà di mappare e monitorare agevolmente il sistema degli operatori. Questo permetterà ai soggetti inseriti nell'attuale elenco di transitare di diritto in questo nuovo registro, e dal 1 gennaio 2026 saranno iscritti nello stesso registro tutti i soggetti ancora presenti nell'albo. È stato avvertito anche in Sicilia il terremoto, scossa di terremoto registrata a largo di Creta questa mattina. Tanta paura, ma per fortuna al momento nessun danno a persone o cose ha provocato la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 verificatasi questa mattina al largo dell'isola di Creta, in Grecia. La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale, 8.23 in Italia, il cui epicentro viene indicato sott'acqua a 71 km di profondità, è stata avvertita anche in varie regioni italiane e in Sicilia, soprattutto nella parte orientale dell'isola. A spiegarci cosa è accaduto il direttore dell'INGV di Catania, Stefano Branca, che evidenzia come la Sicilia appoggi su una faglia diversa rispetto a quella che ha coinvolto la Grecia. I terremoti interessano una zona del Mediterraneo che è sismicamente molto attiva, perché appunto è legata alla collisione fra comunque la placca africana e quella euroasiatica, quindi sono zone sempre caratterizzate da questa tipologia di terremoti. Sono avvenuti in due settori molto, molto diversi e anche molto distanti, quindi diciamo comunque rientrano in quella che è la sismicità del Mediterraneo, di quel settore del Mediterraneo. Sono risentimenti che ci sono sempre stati. Tutti i terremoti della Grecia li vengono avvertiti, cioè è la cosa più ovvia che c'è, perché le distanze non sono significative, ma avvengono in zone tettoniche che caratterizzano quelle regioni lì. Noi ci dobbiamo preoccupare dei terremoti che avvengono nel settore della Sicilia orientale, perché hanno la stessa intensità e anche in alcuni casi possono essere anche più forti. Quindi non ci dobbiamo preoccupare dei terremoti degli altri, ma ci dobbiamo preoccupare di quelli che capitano a casa nostra. I cuginetti Simone e Alessio D'Antonio, un esempio di legalità per la rinascita della città di Vittoria, a dirlo il commissario straordinario Filippo Di Spensa. Giardino Alessio e Simone D'Antonio, perché le loro brevi vite, distrutte in un soffio di tempo, non vengano dimenticate nel silenzio, ma risveglino coscienza e civiltà. Si legge questo nella stele di intitolazione del giardino di Palazzo Iacono, scoperta ieri dalle mamme dei due cuginetti Alessio e Simone nel corso della cerimonia di intitolazione a Vittoria. Al margine della cerimonia, il commissario straordinario Filippo Di Spensa ha sottolineato l'importanza di riportare la dignità che meritano i cittadini di Vittoria e la legalità. Vittoria credo sia fatta da cittadini per bene,
che vogliano il rinascimento della città di Vittoria, perché Vittoria merita nel consesso siciliano e nazionale un posto d'onore, un luogo dove le persone per bene possano fare in modo che di Vittoria si parli in termini estremamente positivi. Una città, una regione attorno alla città di Vittoria, ricca di risorse naturali, paesaggistiche, di risorse economiche importanti. Vittoria ha espresso tanti talenti che in giro per il mondo danno onore e gloria a Vittoria. Chi sceglie scorciatoie indubbiamente calpesta la legge, e noi vogliamo che questi bambini siano l'esempio della buona amministrazione, siano l'esempio e il viatico del rinascimento di Vittoria. Anfas Modica prende una posizione molto dura sul caso del ragazzino ciclitano a cui viene negato il diploma. Sentiamo. Nonostante il percorso studiato insieme ad inizio anno per suo figlio, non è stato fatto nulla. È arrabbiata Deborah Cannella con i docenti e il dirigente dell'Istituto Ragusano, dove il figlio Matteo non sarebbe stato rispettato e soprattutto seguito. A Matteo viene negato il diploma, gli verrà concesso solo un attestato e questo non è possibile. Mio figlio ha delle potenzialità al di fuori del normale. Un Asperger con disprassia sottovalutato e messo da parte, dice ancora la Cannella, che parla anche di episodi di bullismo in quell'istituto, episodi denunciati ma che non hanno trovato una risoluzione. La ciclitana adesso non vuole che il figlio torni a scuola perché se no le conseguenze e l'apporto negativo sulla sua sensibilità sarebbero strazianti. È un ragazzino molto sensibile e quindi che cosa fa lui? Onde evitare di creare problemi o di dire le cose che non gli stanno bene, lui preferisce stare in silenzio e sobbarcarsi i problemi che non sono dovuti a lui, ma che è dovuto a questa società che non capisce i nostri figli. Ora io perché sto qua? È vero che sto lottando per mio figlio, ma se noi facciamo capire a questa società che è inutile che ci dicono io ho esperienza di 25 anni, tutti si esprimono ogni volta che io vado dagli insegnanti, io ho esperienze di 25 anni, e poi quando una dottoressa gli dice lo sapete che Matteo è disprassico, ti senti dire che cos'è la disprassia, allora lì certo che mi devo arrabbiare. Noi genitori lottiamo già 24 ore su 24 a casa, poi dobbiamo lottare ogni volta tutte le mattine mettendo il piede fuori per dire ragazzi, qui ci sono degli eccezionali ragazzi, bambini e poi un giorno adulti che diventeranno veramente dei grandi. Ora io dico, il diploma per questi ragazzi che noi vediamo pubblicato, si è diplomato un ragazzino Asperger, si è laureato, non dovrebbe essere l'eccezione, dovrebbe essere la regolarità in questa società. Perché? Per chi ha sempre la possibilità, perché io come dico sempre, l'autismo è soggettivo, quindi ognuno di loro hanno una loro specialità. Mio figlio ha la specialità di poter apprendere perché ha un quoziente intellettivo altissimo e io non mi fermerò, perché se io riuscirò in questa battaglia darò l'occasione ad altri bambini come mio figlio di poter andare avanti e di essere gioiosi nella sua vita. Oltretutto voi interesserete sotto questo punto di vista anche Anfas su scala nazionale. Noi proveremo a coinvolgere tutte le nostre sedi, che manderemo la documentazione e vediamo che cosa Anfas ci risponde con il problema di Matteo. Voltiamo pagina. 17 giorni dall'omicidio di Peppe Lucifora, non c'è ancora un volto e un movente. Siamo impazienti ma non preoccupati per il lavoro svolto dagli inquirenti, ha detto l'avvocato Galfo legale della famiglia. La famiglia continua ad attendere il risultato degli investigatori. Siamo impazienti ma non preoccupati perché siamo fiduciosi nel lavoro svolto dagli inquirenti. È l'avvocato Ignazio Galfo, legale della famiglia Lucifora, a parlare a distanza di 17 giorni dal delitto che ha scosso la città di Modica. Non trapela ancora nulla su una vicenda che rimane avvolta nel mistero e con molti punti oscuri. Circa una settimana fa, nell'abitazione del cuoco modicano, i RIS di Messina hanno effettuato accertamenti per individuare tracce o impronte che possano far risalire all'autore o agli autori del delitto. Analisi effettuate anche nello scooter e nell'autovettura di Lucifora.
Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire gli ultimi momenti di vita del 57enne, le sue conoscenze, tasselli mancanti, il cellulare e la chiave della stanza da letto dove è stato ritrovato il corpo. Gli inquirenti non escludono nessuna pista e intanto la famiglia si dichiara fiduciosa sul lavoro svolto dalle forze dell'ordine in attesa che venga fatta luce e venga dato un nome e un volto a chi ha commesso l'omicidio. E sono due i diciottenni, gli presunti scafisti fermati dalla Polizia di Stato a seguito dello sbarco di ieri mattina al porto di Pozzallo con 79 migranti. Si tratta di un sudanese e di un somalo alla guida di un gommone sovraffollato e in pessime condizioni di galleggiabilità sul quale c'erano i migranti che poi sono stati salvati dall'ONG spagnola Itamari. I due si trovano al carcere di Ragusa. E ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Modica hanno arrestato Francesco Asta, 32enne di Scicli, già noto alle forze dell'ordine per detenzione di droga ai fini di spaccio. All'interno della sua abitazione sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, alcuni grammi di marijuana pronte per essere messe sul mercato, materiale per il confezionamento e una lista con gli assuntori e le cifre che dovevano essere consegnate alla pusher. Adesso il 32enne si trova a disposizione del PM di turno alla Procura di Ragusa per il successivo giudizio. E in piena notte, pensando di non essere scoperti, due 19enni avevano organizzato una corsa clandestina con tanto di pubblico a filmare la loro folle impresa. La gara è stata organizzata nel tratto di strada tra Palagonia e Caltagirone. A interrompere la corsa una pattuglia dei carabinieri che, dopo aver identificato i due, ha proceduto al sequestro delle autovetture nonché al ritiro delle patenti di guida dei due 19enni che sono stati denunciati. Il degrado dei locali dell'ospedale Regina Margherita di Comiso al centro di una polemica sollevata da Italia Viva, che aveva chiesto interventi urgenti. Una critica anacronistica, hanno detto l'ASPE e l'amministrazione comunale. I locali dell'ospedale vecchio di Comiso, tuttora utilizzati per importanti servizi, versano in condizioni fatiscenti. E questa è la denuncia di Salvo Liuzzo di Italia Viva Comiso, che invita l'amministrazione comunale e l'ASP ad attivare tutti gli interventi che si rendono necessari a garantire il miglior ripristino dell'intera struttura che sorge in via Roma. Liuzzo nella nota descrive nel dettaglio i problemi, elencando quali sono i locali che necessitano degli interventi urgenti, i locali che ospitano l'ufficio vaccinazioni, la farmacia, l'ufficio di medicina legale, quello di medicina dello sport. Nella sala d'aspetto, inoltre, scrive Liuzzo, le pareti sono completamente screpolate e ammuffite. Il corridoio che porta all'ambulatorio vaccinazioni è caratterizzato dalla presenza di un pilastro portante danneggiato, mentre buona parte della volta è gravemente danneggiata dalle infiltrazioni d'acqua. Sempre nello stesso corridoio, si legge nella nota, sono presenti abbondanti cumuli di escrementi di volatili, mentre nella parte dei locali adibiti ai bagni è in condizioni igieniche e strutturali di grave fatiscenza. Una denuncia per certi versi anacronistica, secondo il direttore generale dell'ASP, Angelo Aliquo, che commenta: se ne accorgono sempre dopo i lavori, che sono già in parte in corso, e per gli altri abbiamo già i finanziamenti e i progetti in fase conclusiva. Anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, contattata da noi, rimanda alla nota diffusa 2 settimane fa, il cui oggetto era l'appalto dei lavori per la copertura della Regina Margherita. Nella nota veniva riportato sia il nome della ditta che il costo complessivo dei lavori, 108.000 euro circa. In particolare, i lavori riguarderanno l'impermeabilizzazione delle coperture, che consentirà di svolgere al suo interno le funzioni sanitarie in piena sicurezza e decoro, ha detto Aliquo, che aggiunge: abbiamo ottenuto i finanziamenti necessari, abbiamo investito somme del bilancio per le coperture, è stato vergognoso, perché vergognosa è stata la mancata manutenzione di tutti gli immobili dell'ASP. Non basta un anno per occuparsi di tutto e non abbiamo avuto un momento di sosta per ripristinare tutto ciò che deve essere rimesso in condizioni dignitose. In conclusione, il direttore generale dell'ASP di Ragusa fornisce delle rassicurazioni. Squadre di manutentori, che prima non c'erano, sono ogni giorno all'opera nelle oltre 70 strutture del territorio, ha detto Aliquo. L'abbandono dei rifiuti al centro di una giornata formativa a cui hanno partecipato le polizie locali della provincia Iblea, un progetto nato dalla collaborazione tra prefettura e polizia locale.
L'abbandono dei rifiuti è un tema di grande attualità e al centro di una giornata formativa oggi all'ex Cinema Ideal di Ragusa, un progetto nato dalla collaborazione tra prefettura e polizia locale. In particolare si è posto l'accento sulla raccolta differenziata e l'evento ha visto la partecipazione del comandante Giuseppe Aiello, esperto in materia ambientale proveniente dalla Terra dei Fuochi. In questo contesto è stata portata l'esperienza della provincia di Ragusa. La materia dell'abbandono dei rifiuti va differenziata a secondo che venga fatta dal cittadino comune oppure dalle imprese. In quest'ultimo caso scaturiscono delle sanzioni di diritto penale, mentre appunto nella prima ipotesi, cioè l'abbandono da parte del cittadino, trovano applicazione le sanzioni amministrative che trovano il proprio fondamento nelle ordinanze sindacali. Il sindaco ha adottato un'ordinanza che con riferimento a coloro che procedono ad abbandonare i rifiuti o non ottemperano alla raccolta differenziata, trova appunto applicazione la sanzione pecuniaria fissa di 300 euro. In questo contesto dobbiamo dire che nel comune di Ragusa nell'ultimo anno sono stati elevati ben più di 800 verbali e la caratteristica è data dal fatto che questi verbali poi vengono trasmessi anche all'ufficio tributi ai fini poi del successivo sviluppo dell'atto di accertamento, cioè del pagamento della Tari. Restiamo a Ragusa, in via La Pira cambia la viabilità ma in maniera temporanea per lavori di asfaltatura. Da questa mattina cambia la viabilità in maniera temporanea per i lavori di asfaltatura in via Giorgio La Pira a Ragusa nel tratto di Viale dei Platani, Viale Colaianni. L'ordinanza emessa dal sindaco Cassì dispone dalle 7.30 alle ore 17.30 da oggi fino a venerdì il divieto di transito temporaneo per i singoli tratti di strada e solo per un senso di marcia alla volta con deviazione del traffico sui percorsi alternativi esistenti. Viale dei Platani, via Melilli, via Marioana, continuazione via Cardarelli, via Galvani, via Colaianni, nel tratto e direzione di marcia tra Viale dei Platani e via Colaianni. Queste sono le prime tre strade, via Giugio La Pira, via della Costituzione, via Cristiano Rups, e sono i primi tre interventi che inizieremo con il piano delle asfaltature. Su via Giugio La Pira verrà chiusa al traffico solo mezza carreggiata in modo tale che le macchine o a salire o a scendere a secondo del tratto che verrà rifatto potranno avere il normale deflusso, invece verrà per le macchine che saliranno o scenderanno interessate dal tratto viario saranno bloccate e intercettate prima o dopo l'inizio del tratto interessato e le macchine verranno fatte deviare nelle vie limitrofe. Questi lavori si inseriscono in un piano di asfaltatura delle strade più ampio. Oltre queste strade avremo tratti di via dell'America, avremo tratti di via Archimede, tratti di via Carducci, abbiamo tutto un elenco dettagliato che abbiamo anche pubblicato nel nostro sito. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, spiega come sia stato previsto un importante finanziamento per questi lavori che coinvolgeranno anche altre arterie della città. Un piano straordinario che abbiamo messo in atto già dall'anno scorso, da alcuni mesi fa, e stiamo proseguendo adesso, abbiamo stanziato un finanziamento congruo di circa 1 milione di euro, stanzieremo altre risorse anche nel 2020, sono anche interventi strutturali importanti, cioè non ci limitiamo semplicemente a un rifacimento superficiale del manto, ma andiamo in fondo proprio perché vogliamo eseguire dei lavori che poi durino nel tempo. Come ha spiegato Cassì, questo intervento si è reso necessario per rispondere alle frequenti richieste dei cittadini. È una delle questioni sulle quali ho percepito da parte della comunità, da parte dell'opinione pubblica, maggior interesse. D'altra parte tutti quanti percorriamo le strade ragusane e ci rendiamo conto dello stato in cui sono. Adesso la pubblicità, a tra poco. Ritrovati in studio al comune di Scicli, è stato sottoscritto ieri un protocollo tra Avis e Aido. Solidarietà e volontariato al centro del protocollo d'intesa firmato ieri sera al comune di Scicli tra il sindaco Enzo Giannon, l'Avis di Scicli e l'Aido di Ragusa. Il protocollo serve a fare sistema, a fare squadra in tutti gli appuntamenti che saranno organizzati dalle due associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione Angelo Russo in arte Catarella, l'agente di polizia, tra i protagonisti della fortunata serie del commissario Montalbano, che ha ricevuto una targa a ricordo per suggellare questo importante protocollo. Sono onorato di essere qui questa sera presente, di prendere questa targa, che è una cosa molto importante, di essere utile al prossimo, è la cosa più bella che dovremmo fare tutti.
Anzi, vi dico grazie, non ho le, come dire, se lo sapessi ve lo disse, ma non lo so, ma non ho neanche le parole di dirvi grazie. Faccio grazie, comale, grazie, grazie. L'opera umana più bella al mondo è di essere utile al prossimo. Questa è la frase che riporta la targa per evidenziare ancora una volta il ruolo delle due associazioni nel campo della solidarietà. E far sì che tutte quelle che possono essere le manifestazioni siamo coesi e non ci sopraccavalliamo nelle stesse giornate di avere diversi eventi, ma di avere degli eventi spostati, programmati insieme. Aido e Avis dunque insieme per fare grande la provincia di Ragusa, così come ha sottolineato il presidente di Avis Sicilia. Non è soltanto costituzionalmente riconosciuto il diritto alla salute, ma è fondamentale perché affinché non manchi mai negli ospedali il sangue, non possa mancare mai nei centri trasfusionali, non possa mancare soprattutto a quelli che hanno patologie talassemiche che ogni 15 giorni hanno di bisogno di sangue. Sono diverse le iniziative messe in campo per la settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. In occasione della settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, l'ASP di Catania fino a domenica mette a disposizione dei cittadini 5 punti di incontro, 2 nella città etnea e 1 rispettivamente da Cireale, Biancavilla e Caltagirone, dove uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 40 anni possono ricevere informazioni, consulenze mediche e psicologiche e potranno effettuare direttamente, senza ricetta del medico di famiglia, i test su HIV, HCV, sifilide, gonorrea e clamidia. Si andranno a testare e a screenare la popolazione, una popolazione giovanile di età compresa dai 18 ai 40 anni, perché quella maggiormente esposta a questo tipo di infezione, e si andranno più che altro a vedere se si è soggetti o comunque infetti o comunque con patologia in atto rispetto alle patologie più comuni come quelle batteriche, la clamidia, Neisseria, quindi la gonorrea, in gergo popolare detta scolo, e anche la sifilide, ma andranno anche a screenarsi alcune altre malattie virali che possono dare comunque una compromissione alla qualità della vita. L'iniziativa, voluta e coordinata dall'assessorato regionale per la salute guidato dall'assessore Razza, vede il coinvolgimento delle 9 ASP siciliane e intende sensibilizzare i cittadini sui percorsi di prevenzione di malattie e sulla conoscenza dei pericoli che si presentano attraverso un'attività sessuale non protetta. I mutamenti della nostra società hanno portato l'età del primo rapporto sessuale ad abbassarsi moltissimo, c'è tanta promiscuità sessuale e ahimè tutte le infezioni sessuali dall'HPV all'HIV, alla micoplasma, alla clamidia sono diffusissime. Bisogna ricordare come queste infezioni possono essere, nel caso specifico dell'HPV, causa di tanti cancri e non solo nella donna, anche negli uomini. Ed è tutto pronto per la colletta alimentare che si svolgerà questo sabato. Sabato torna la colletta alimentare. Il Banco Alimentare della Sicilia Onlus sarà presente in migliaia di supermercati per aiutare le tantissime famiglie che hanno bisogno e per insegnare l'importanza del cibo e del fatto che esso non va sprecato. Nella città di Catania è partito il progetto A Scuola con il Banco, condividendo si impara ad essere grandi, destinato ai bambini delle scuole dell'infanzia. Noi come politiche scolastiche abbiamo pensato fosse doveroso ripartire da questo nuovo banco che è il Banco Alimentare. Chi meglio dei bambini della nostra scuola dell'infanzia, che sono davvero permeabili di buone cose, di buone pratiche, e da loro bisogna ripartire. Il banco è una realtà al quale io personalmente, il nostro sindaco, la direzione politiche scolastiche tiene particolarmente, e crediamo che questo progetto, che parla ai bambini di condivisione, di rispetto, se tu chiedi ai bambini oggi presenti in questa conferenza stampa di cosa parliamo oggi, parla di cibo. Col cibo non si gioca, non si scherza, perché molti bimbi non hanno questo cibo. Il progetto Primo in Italia nasce all'idea di trasferire ai piccoli di 4 e 5 anni la cultura contro lo spreco alimentare e affascinarli così tanto da riuscire a far loro trasmettere in famiglia e ai compagnetti questi buoni principi. Si innesca così un circolo virtuoso che accompagna il bambino in un viaggio che inizia con una caccia al tesoro e sfocia nel rispetto della natura, della stagionalità degli alimenti e di una corretta educazione alimentare a tavola. In Sicilia ogni anno, ogni giorno distribuiamo qualcosa come 10.000 tonnellate che recuperiamo anche attraverso questi progetti che facciamo ogni giorno, e attraverso questi 10.000 tonnellate vengono distribuite a 226.000 persone, di cui 42.000 sono bambini, per cui assolutamente contenti di questa iniziativa.
Gli studenti delle ultime classi dell'Istituto Principi Grimaldi di Modica hanno incontrato la scrittrice Katia Centomo. Un incontro dibattito per sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche inerenti alla violenza contro le donne, gli ostacoli che si frappongono alla piena consapevolezza dell'emancipazione femminile. È la giornata che ha visto protagonisti gli studenti delle ultime classi dell'Istituto Professionale Principe Grimaldi di Modica, che questa mattina hanno incontrato la scrittrice Katia Centomo, autrice del libro Franca Viola, la ragazza che disse no. Il momento conclusivo di un progetto, ha spiegato la docente di lettere Graziana Iurato. Grazie a questa storia, la storia di Franca Viola, abbiamo trattato tanti temi, dal tema della violenza di genere, proprio in questa settimana appunto è caduta il 25 novembre, la giornata internazionale per i diritti alle donne, abbiamo potuto trattare questo tema, il tema del femminicidio, il tema importantissimo della denuncia, del coraggio. Soddisfatti gli studenti che hanno colto il valore e l'importanza del testo. Quasi quotidianamente si sentono fatti di cronaca in merito al femminicidio, violenza sulle donne, stupri. E la cosa che più fa rabbia è sentire pure certi commenti, no? Che dicono, vabbè, però lei cammina con la minigonna, se l'è cercata, è colpa sua perché comunque si veste in modo provocante. No, non può esserci questo pensiero nel 2020. L'autrice si sofferma sulla figura di Franca Viola, che negli anni 60 rifiutò un matrimonio riparatore. Divenne simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donne italiane. Credo che sia importante l'acquisizione della consapevolezza e mi riferisco in particolare alle ragazze più giovani. Noto spesso che manchi proprio la conoscenza della nostra storia e quindi con grande dispiacere mi accorgo o sento parlare di femminismo o di lotta per l'emancipazione con distacco e a volte anche con disprezzo, comunque liquidando la cosa come una cosa che non ci appartiene. Termina qui la nostra edizione di MTG, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.